Se ti dico dogging e tu pensi al tuo cane, sei fuori strada. Non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando del dogging come pratica sessuale. Se non hai mai sentito parlare, oggi ti spiego che cos'è, come si svolge, ma soprattutto vediamo insieme quali sono i rischi legati al dogging. Quindi se lo pratichi, rimani collegato perché potrai scoprire come evitare situazioni pericolose e rischiose. Cos'è il dogging? Dogging è una pratica sessuale che sta prendendo sempre più piede nell'ultimo periodo e che sta coinvolgendo moltissime persone. In realtà il dogging è una pratica che viene esercitata da alcune persone e può essere molto rischiosa per determinati aspetti. Quindi dobbiamo capire insieme se è il caso di praticarla, come praticarla, dove e soprattutto quali sono i limiti e i pericoli. Vediamo insieme e cominciamo. Cos'è il dogging? Il dogging è una pratica sessuale, come dicevamo, ha preso piede nell'ultimo periodo e significa letteralmente portare fuori il cane, ma non c'entra niente col vostro animale domestico e non c'entra niente neanche con i guinzagli. Mi raccomando, in realtà quello che è collegato al dogging è il fatto di effettuare una pratica sessuale in luoghi pubblici all'esterno ed è una pratica strettamente collegata con l'esibizionismo ed il voyeurismo. Sta prendendo molto piede negli ultimi anni e nasce prima di tutto in Gran Bretagna. Questo perché in Gran Bretagna si sono venuti a creare i primi gruppi social in cui le persone hanno parlato del dogging e hanno creato proprio dei gruppi in cui parlare di dove trovarsi e dove effettuare appunto dogging. Quello che succede è un po' quello che succedeva nei vecchi film, anche fantozziani, no? Del guardone, ma guardare gli altri, osservare gli altri mentre fanno sesso può essere estremamente rischioso. Fare sesso mentre si viene osservati può essere altrettanto rischioso. Quindi bisogna capire come approcciarsi a questa pratica sessuale. Inoltre dobbiamo anche dire che i social media ultimamente stanno creando e sviluppando sempre più gruppi che si occupano di dogging e di organizzazione di incontri del dogging, sia i social media che i siti stanno spopolando in questo senso. Come dicevamo, il dogging è una pratica pericolosa e rischiosa, molto eccitante, ma molto rischiosa, perché in realtà quello che succede è che a livello legale è vietato osservare persone che fanno sesso o esibirsi nel sesso in luoghi pubblici. Quello che spesso succede è che si viene appunto multati o denunciati per esibizionismo o anche per osservazione di atti sessuali in luoghi pubblici, soprattutto se questo avviene vicino a scuole, luoghi pubblici appunto dove si trovano famiglie e bambini. I dogger tendenzialmente si riuniscono in piazzole di sosta e parcheggi e il luogo più rinomato per effettuare dogging è la macchina. Ci sono anche dei segnali che vengono passati tra i dogger, e per esempio una macchina parcheggiata in una piazzola di sosta in un posto isolato con i fari lampeggianti accesi dà indicazione appunto alle altre auto di avvicinarsi e partecipare. Ma perché il dogging piace così tanto? Ci sono alcuni motivi. Il primo motivo è che è una pratica estremamente eccitante, perché si alza il livello dell'adrenalina, ha la possibilità, nonché a rischio, di essere scoperti e quindi questo diventa un livello di eccitazione per molte coppie irresistibile. Inoltre stimola la parte dell'esibizionismo, cioè mettersi in mostra durante il rapporto sessuale può essere altamente eccitante. Un'altra parte che viene sviluppata e messa appunto in gioco è il voyeurismo, ovvero la possibilità di essere appunto visti o guardare durante l'atto sessuale. Questa cosa aumenta l'eccitazione e l'adrenalina perché c'è la possibilità di essere scoperti e quindi il rischio chiaramente aumenta. Inoltre diventa un gioco per la coppia che decide di effettuare dogging, quindi si crea una sorta di complicità e intimità legata soprattutto alla coppia e anche una socialità legata ai gruppi che effettuano dogging e alla capacità di leggere i segnali sottostanti.
Per evitare di incorrere in pericoli e rischi è molto importante inserirsi in gruppi che appunto lavorano sulla prevenzione rispetto al rischio e che quindi ti possano presentare e strutturare tutte le condizioni legali a cui vai incontro. Cerca un contesto comunque protetto e un contesto dove ti senti a tuo agio e soprattutto lavora sempre sul consenso e la comunicazione di tutti i partecipanti, perché l'effetto è rischioso anche a livello di violenza, cioè di effetto a cascata che si può avere, perché se qualcuno partecipa e non è consenziente può vivere questa situazione con grande disagio e violenza. Potremmo dire che quindi il dogging, che è una pratica che si sta sviluppando negli ultimi anni, è altamente trasgressiva, rischiosa ed eccitante e può essere piacevole per alcune coppie e non piacevole per altre. Dipende se volete appunto approcciarvi a questa possibilità o meno. Ricordatevi sempre che la prevenzione e l'evitamento del rischio è importante. Se volete continuare a rimanere aggiornati su tematiche di questo genere o se volete continuare ad avere informazioni, rimanete collegati al mio canale su YouTube, iscrivetevi al canale, mettete un like e guardate i prossimi video. Scrivete qua sotto le vostre esperienze se vi è capitato di essere spiati, di spiare, se vi piace, se non vi piace. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per aver guardato questo video e ricordatevi di iscrivervi anche ai miei canali social Facebook, Instagram e TikTok per avere un aggiornamento quotidiano e giornaliero con me. Noi ci vediamo qui per il prossimo video. Ciao!